Web ci dà la possibilità di lavorare meglio con più strumenti, con più possibilità di interazione con i lettori, con il pubblico, per cui è un dato assolutamente positivo. Ogni tanto ci sono degli allarmi, ci sono delle paure, in realtà non è che sta tramontando il giornalismo, semmai tramonta un modo di farlo, no? E ne comincia un altro, però di giornalisti ci sarà sempre bisogno. C'è un problema di autorevolezza legato alle fonti, perché essendo un mezzo veloce spesso c'è la tentazione di pubblicare in fretta senza controllare, però questa è una regola professionale, le regole professionali valgono per il web, per la carta, per la TV, valgono per tutto, basta rispettarle. Secondo me il giornalismo è un prodotto collettivo, come dice la parola stessa, è fatto dai gruppi, dalla discussione, da dare una gerarchia alle notizie, decidere insieme qual è la più importante, qual è la meno importante. Dai singoli possono arrivare dei grandi diciamo, reportage dalla strada, però l'interpretazione dei fatti secondo me è professionale. Noi ci serviamo di tutti questi strumenti del giornalismo partecipativo, anzi in certi casi è molto comodo avere la possibilità di dire mandateci le vostre foto dall'Aquila e ci troviamo il lavoro già fatto. Però io penso che questa sia una professione che ha bisogno di una formazione seria, perché può fare anche, come sappiamo, molto male.